Grazie Presidente, buonasera, buonasera a tutti. Molti miei colleghi, colleghi del gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione, hanno illustrato molto approfonditamente perché il nostro gruppo è contrariato dalla manovra, e toccando vari temi, dalla macroeconomia alla politica fiscale, ma sapete, la mia visione è quella che il diavolo alle volte è nei particolari, quindi io non toccherò grandi temi, io mi limiterò a citare un emendamento che ho avuto l'onore di cofirmare assieme ai membri della Commissione Bilancio, che è il 14.0.4. Dice due cose molto semplici questo emendamento. La prima parte parlava dei reparti speciali delle forze armate con mansioni di acquisizione obiettivi e ranger. Non voglio dilungarmi in tarda serata a spiegarvi cosa sono. Diciamo che sono dei nostri connazionali in uniforme per i quali la guerra c'è anche in tempo di pace, perché vengono inviati a rischiare la vita laddove gli interessi nazionali, leggasi la vita di altri italiani, può essere messa a rischio, laddove i valori a cui la nostra democrazia si ispira possono essere messi a rischio. Abbiamo commemorato e celebrato il fatto che durante un attentato in Iraq ai primi di novembre membri dei reparti speciali italiani siano tornati a casa vivi, ma feriti, hanno perso gambe, piedi. Ecco, questi sono i nostri connazionali in uniforme. Con una spesa di circa 5 milioni di euro si chiedeva un adeguamento della loro indennità di impiego operativo. Non è l'indennità che percepiscono durante le esercitazioni, non è lo stipendio, è l'indennità che percepiscono per le giornate di guerra che loro vivono in diversi paesi del mondo, anche all'insaputa della gran massa della popolazione. E questa è una responsabilità grave, grave per qualunque cittadino italiano che da loro viene difeso e doppiamente grave per un'istituzione come la nostra. Seconda parte dell'emendamento, molto molto più soft, più leggera, ma sentita anche questa da alcune centinaia di migliaia di italiani, riguardava gli sport con arma da fuoco. Non so se lo sapete, ma alle Olimpiadi, invernali ed estive, abbiamo moltissime medaglie che vengono da discipline come il biathlon, il tiro a segno cosiddetto accademico, il tiro a volo nelle sue varie discipline e in altre competizioni il tiro dinamico. La maggioranza degli atleti stranieri utilizza armi e munizioni italiane nelle stesse competizioni. Stiamo parlando di uno sport con arma da fuoco. Eppure una norma che avrebbe permesso a delle competizioni internazionali di svolgersi in Italia, che faceva parte di questo emendamento, anche questa è stata cassata. Vi ricordo che negli sport con arma da fuoco si spara un pezzo di carta, di plastica, di metallo. Non è uno sport contro un essere umano, non è Rambo, è semplicemente un'attività sportiva nella quale gli italiani, grazie anche a Garibaldi che creò i tiri a segno nazionale, uno per ogni provincia, perché imparare a usare l'arma da fuoco lui non la vedeva come sport, attenzione, era una parte del fare gli italiani. Ma lo sport con arma da fuoco è oggi una grandissima risorsa per l'Italia e ci sono centinaia di migliaia di appassionati che sono persone comuni e tranquille, delle quali io ho l'onore di fare parte, e che grazie a questo emendamento avrebbe avuto una semplificazione burocratica. Anche qui io non mi dilungo sulla parte tecnica, sono a disposizione a dare tutte le spiegazioni che peraltro diedi in illustrazione di emendamento in Commissione Bilancio. Quindi cosa posso dire? Mia ferma contrarietà non solo a questa manovra finanziaria, ma soprattutto ai criteri ispiratori, quelli di cui parlava la senatrice e vicepresidente di quest'Aula, Rossomando. Proprio i principi ispiratori sono quelli che noi osteggiamo, proprio le sue considerazioni e le considerazioni alla base, i criteri alla base di questa sciagurata manovra finanziaria sono quelli a cui noi ci opponiamo, in generale e in ogni particolare. Grazie, ho finito.